Bene, allora io direi che andiamo subito a una velocissima presentazione di Daniele Logoruso, che non ha bisogno, credo, di essere presentato molto, perché lo conoscete tutti quanti, l'avete sentito, penso, la maggior parte di voi nel meeting dell'estate scorsa, quando ho fatto un'interessantissima relazione che è stata molto apprezzata da parte, credo, della maggior parte delle persone, scusatemi, presenti. E vi riassumo solo un po' velocemente lo spirito di Daniele, che è, come attività professionale, un docente di chitarra moderna, e come invece sua proprio passione, vocazione in qualche modo, quella di proprio comunicare, un'azione di comunicazione proprio per aiutare le persone in questo momento di grande confusione a cercare di cominciare a capire come orientarsi, soprattutto alla luce di quelle che sono quello che è l'insegnamento della Chiesa, soprattutto l'insegnamento tradizionale, in aggiunta poi ai grandi messaggi del cielo, i messaggi mariani, che è la componente che Daniele ha sviluppato soprattutto da quando ha aperto questo suo canale, che si chiama Spirito di Verità TV, che adesso tra l'altro è un altro bel logo nuovo che abbiamo visto da pochi giorni, bellissimo, e che ha un seguito notevole di persone affezionate che lo ascoltano, e che tra l'altro sta facendo un'opera di apostolato, devo dire, veramente straordinaria. Credo che è un terreno poi tra l'altro non facile, perché muoversi nel mondo delle apparizioni, dei messaggi, richiede un certo discernimento, e quindi dobbiamo anche dare atto a Daniele di fare un lavoro prezioso da questo punto di vista. Parlava prima di queste rivelazioni anche della beata sorella Agnello, che riguardano proprio i nostri tempi presenti. Io mi ricordo, pensate, circa 40 anni fa, quando ancora la beata Agnello era sconosciuta, si può dire, conosciuta da pochissimi, che rimasi molto impressionato leggendo quello che lei scriveva, soprattutto sugli scenari che oggi si stanno cominciando a realizzare, stiamo cominciando a vederli in atto in questo momento. Quindi devo dire, sta riportando la nostra attenzione messaggi che sono messaggi importantissimi, che erano stati messi così nel dimenticatoio, la gente non si ricordava più neanche, sapeva chi fosse, per dirvi, questa beata Agnello. Ma come lei, tante altre figure meravigliose, tanti mistici, tante mistiche, tante anime elette che in questo momento aiutano in qualche modo a, diciamo, fare chiarezza, fare luce su questi scenari. Ma in conclusione poi c'è un punto interessante che Daniele ha sollevato e che credo che sia un elemento di considerazione su tutte le nostre scelte, sulla nostra vita, perché Daniele dice: io voglio aiutare le persone, insomma, a fare delle scelte alla fine, a schierarsi, a prendere posizione, perché questa non è più un'epoca in cui possiamo stare in acque così torbide o in acque melmose, dobbiamo stare nello schieramento giusto. Questa non è più l'epoca del compromesso, in cui si poteva stare fino a qualche anno, almeno qualcuno pensava di poter continuare a mantenere quelle posizioni di compromesso intermedie. Adesso non c'è più tempo, non c'è più spazio, i tempi incalzano, stringono, e ciascuno è chiamato a, primo, chiarirsi le idee e capire quello che sta succedendo. Dopodiché però non basta, bisogna prendere posizione e decidere da che parte stare, perché chi non decide, di fatto decidono gli avvenimenti, sono gli eventi, i fatti che decidono, e si viene travolti, trascinati da un turbine, per cui la cosa più importante è stare nello schieramento giusto, stare nelle mani di Dio, in mani sicure, però diciamo con una chiara visione della verità. Ecco, Spirito di Verità TV è proprio quello che dovrebbe aiutare le persone anche a capire
in questo momento, appunto, come orientarsi per prendere quelle posizioni coerenti che tutti noi dobbiamo prendere. Quindi grazie Daniele per questo lavoro prezioso che stai facendo. Tra l'altro è diventato da pochi giorni papà di un secondo, vero? Terzo bimba. Un maschio e due femmine, quindi veramente. Siamo in minoranza per i maschi. Siamo in minoranza, però ci sono. Eh sì. L'importante è che ci siano, esatto. Grazie. Grazie Daniele, ti passo subito la parola e poi alla fine io proporrei, se volete, magari delle domande, se siete d'accordo, compatibilmente, vediamo col tempo, vediamo a che ora finiamo. Grazie di cuore Daniele per essere venuto e anche per il viaggio abbastanza lungo che hai dovuto fare. Grazie Pierluigi. Stiamo di qua al microfono. Allora, innanzitutto devo denotare che San Giuseppe mi ha voluto oggi, visto che il 15 di agosto, in maniera improvvisata e non programmata, è stato svelato, insomma, il fatto che sarei diventato per la terza volta papà. E quindi tra una cosa e l'altra, per decidere la nuova data, io dovevo essere qui a dicembre, non so se ve lo ricordate, poi purtroppo in quel periodo girano le influenze e me la sono presa 3 giorni prima e quindi ho dovuto spostare. Abbiamo trovato poi una data che ce l'ho voluto essere proprio il 19 di marzo, quindi credo che non sia casuale. Anche la parola di oggi abbiamo sentito nel messaggio di Maria che non viene a caso, cioè il Signore guida tutti i nostri passi. Quindi io sono grato di questa immeritata chiamata, perché non, sinceramente fino a 3 anni fa non mi sarei mai immaginato di dover andare in giro a parlare di queste tematiche, seppur lo facevo personalmente, l'ho sempre fatto personalmente, viso a viso con persone, qualche amico. Però trovarmi qui a distanza, insomma, di 3 anni dopo quello che è successo, per me è una, possiamo dire, una grazia, ecco, perché mi aiuta anche a crescere personalmente e spiritualmente. E poi è sempre meglio incontrare persone dal vivo piuttosto che parlare a una telecamera, cioè è una cosa che chiaramente è inequiparabile. Il tema di oggi è l'importanza del catecon. Adesso, per chi non sa esattamente di cosa si tratta, ma penso che più o meno tutti sappiate, se conoscete un pochino anche le lettere di San Paolo, ecco, è una tematica molto molto cara al giorno d'oggi, cara anche perché è molto dibattuta, soprattutto in questi ultimi anni. Però entriamo adesso nel merito e vorrei rileggere con voi la seconda lettera ai Tessalonicesi, quindi il capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Vi pregherei di ascoltarla bene, ascoltare parola per parola, cercando innanzitutto di dare significato e peso a quello che viene detto, perché io mi sono limitato a 5 pagine, ieri mi sono messo lì, ho cercato di un pochino scrivermi i punti salienti, probabilmente potevamo scriverci sopra 10 libri, 15 libri su questa lettera. E poi, se, come sono solito fare, a braccio mi verrà in mente qualche altra riflessione, cercherò di sottoporla alla vostra attenzione senza ovviamente rubare tempo, perché ho appunto fissato i punti qui su questi fogli. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio
additando se stesso come Dio. Non ricordate che quando ero ancora tra voi venivo dicendo queste cose? E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. L'iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e di prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. E per questo Dio invia loro una potenza di inganno, perché essi credano alla menzogna, e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all'iniquità. Il catecon è quindi colui che trattiene il mistero di iniquità, l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, l'anticristo. Ora scomponiamo questa lettera ai Tessalonicesi in tre punti. Il primo è il quando, il secondo è i segni dei tempi e il terzo i soggetti o parti in causa. San Paolo innanzitutto apre questa lettera relativamente ai quesiti della comunità di Tessalonica circa il ritorno di Gesù tra i suoi e spiega molto bene quello che non è ancora il tempo del suo ritorno e di non lasciarsi ingannare. Ricorda poi inoltre che l'argomento era già stato dibattuto e ci ritorna aggiungendo ulteriori dettagli. E qui si apre lo scenario dell'anticristo, il figlio di Satana, il cui desiderio fin dall'inizio della creazione è quello di sottrarsi al suo creatore. E in questo sta l'obiettivo del maligno, il quale non ha mai smesso di lavorare fino al compimento di tale ambizione. San Paolo ci indica il quando, il momento esatto della sua manifestazione. E lo leggiamo in queste parole: fino a sedere nel Tempio di Dio. E lo conferma con: e ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca. Cioè, quindi l'anticristo si manifesterà, e quindi la sarà la sua ora esattamente quando si siederà nel Tempio di Dio. La cui venuta avverrà nella potenza di Satana, che oltre a diventare una realtà fattuale o ad esserlo, sarà ed è anche circoscritta in un tempo preciso, che non si è mai visto nella storia un periodo simile di tale scatenamento infernale. Abbiamo sicuramente vissuto nella storia momenti dove Satana era un pochino più presente, un po' meno presente. Ma la Chiesa, possiamo dire il catecon per eccellenza, il primo catecon, ha sempre un po' arginato questa deriva, con alti e bassi, chiaramente, la Chiesa è fatta di uomini. Però non si è mai visto nella storia un tempo come questo. E a questi tempi, ovviamente, noi dobbiamo associare inevitabilmente i segni, dei quali stiamo già parlando, che sono segni evidenti. Infatti dice nel versetto 3, nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione. Ora, sono due momenti temporali diversi: apostasia, uomo iniquo.
e sono anche due soggetti, possiamo dire così. Il segno più grande dell'apostasia ovviamente è il rinnegamento della fede. Vediamo cristiani nominali ma non fedeli. Io sono cristiano, quante volte ce lo sentiamo dire, no? Sono battezzato. Battezzati ma senza amore per Cristo. Tiepidi che inseguono lo spirito del mondo. Noi sappiamo che ogni re ha bisogno dei suoi sudditi per governare. Cristo ha bisogno della Chiesa e dei cristiani. Satana ha bisogno della sua Chiesa e dei suoi seguaci. Capite che per governare un regno, governare anche una nazione, una città, c'è bisogno di persone da governare, no? Se no cosa fai? Te la racconti nella tua cameretta. Ecco, prima di tutto questo ovviamente bisogna instaurare un regno. La fluidità di genere, l'aborto, l'eutanasia, il divorzio, l'intelligenza artificiale. Poi abbiamo l'ateismo, l'ambientalismo, quello non cristiano, no? L'ambientalismo che diventa poi ideologia, diventa religione. La precarietà sociale, quindi l'incertezza nel vivere quotidiano. Il clima modificato, dopo l'ambientalismo modifichiamo il clima. Teniamo il clima, poi lo modifichiamo. La realtà aumentata. E poi ci sono tantissimi altri strumenti che servono per consolidare il regno dell'anticristo. Possiamo vedere come questa apostasia scriva nella società nuovi comandamenti morali, chiaramente, che si contrappongono a quelli del Signore. Il primo è: non avrai altro Dio all'infuori di te stesso. Nomina il nome di Dio in vano. Quante bestemmie, oltre allo Spirito, quella verso lo Spirito Santo. Dimentica di santificare le feste. Onora il genitore 1 e il genitore 2. Perché anche lì è difficile, non puoi dire disonora il padre e la madre. Perché sennò metti padre e madre. E mentre lo scrivevo pensavo che prima o poi arriveranno anche il genitore 3, ma già ci sono delle famiglie così, le chiamano poliamorose, dove c'è di tutto e di più. Uccidi con l'aborto e l'eutanasia. Commetti atti impuri, ruba, proferisci continuamente menzogne, e ce ne stiamo anche accorgendo noi in questi ultimi 3 anni, cioè già di base penso che la società ne abbia dette parecchie, ma le istituzioni a volte spesso cercavano di nasconderle, adesso è anche manifesto. Desidera chi vuoi, desidera la roba ad altri. Col desidera chi vuoi si capisce anche, no? Dove vogliono arrivare, dove sono arrivati, chiaramente. E poi ce ne sarebbero tanti altri. Io ho cercato di fare l'antitesi dei 10 comandamenti. E ci rendiamo conto appunto di questo regno. Voi immaginate come San Giovanni Battista abbia preparato le vie di Cristo, così un altro profeta preparerà le vie dell'anticristo. Ora, in questa terza parte, analizziamo i soggetti in causa, anche perché a me è capitato di parlare con alcune persone dove anche nella visione scatologica si dà significato all'anticristo come un pensiero, un'ideologia anticristica. Mentre io ho
un'idea diversa, mi sono fatto un'idea diversa. I due soggetti, ovviamente parte in causa, sono l'anticristo e chi lo trattiene, ovvero il catecon. Sono due presenze vive e attive. Il primo è definito l'uomo iniquo, non l'ideologia iniqua, l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, non l'idea della perdizione. Colui che si contrappone, si innalza sopra ogni essere, quindi è un essere che si innalza sopra gli altri, che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Ora qui si parla di sedersi, uomo, additarsi, insomma, tutti elementi che ci fanno capire essere una presenza viva, un personaggio che agirà nella potenza appunto di Satana. Non è un periodo, una condizione, quindi. Molti confondono l'apostasia con l'anticristo. Di certo l'apostasia è un pensiero anticristiano che poi si incarna e si ripercuote nella società, ma San Paolo distingue molto bene i due aspetti, quindi prima verrà l'apostasia e poi l'uomo iniquo. Sono due momenti differenti e comunque direttamente correlati. Il secondo è anch'esso un uomo, e ora arriviamo al nocciolo. Leggiamo infatti: il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Chi, non cosa, chi. Chi è costui? Vi siete fatti un'idea voi? Poi la sentiamo. Ci si è interrogati parecchio nei secoli sulla questione del catecon. In questi ultimi anni si è attribuito la figura di Benedetto XVI come colui che tratteneva la manifestazione dell'anticristo. Quindi, a detta di alcuni, era lui il catecon. In un certo senso possiamo anche pensare ad una sua azione catecontica nei confronti del relativismo e del modernismo imperanti. Io sono dell'idea che la sua ripartita il 31 dicembre alle 9:34, che la somma fa 16, no? Ci avete fatto caso? 9:34, 9 più 3 più 4 fa 16, di Benedetto XVI. Una casualità particolare. Appunto, la sua ripartita abbia influito su un ulteriore scatenarsi di scelte e atteggiamenti malvagi che in un qualche modo rimanevano in attesa di essere compiuti. E questo io l'ho notato, è avvenuto. Al di là di posso farmi una cosa, cioè una citazione tipo Sanremo, una blasfemia peggio che peggio, no? Ma siamo arrivati, hanno veramente, penso che non si siano ancora fermati, faranno cose peggiori, no? Come per esempio mettere la statua di Satana nel prossimo Sanremo. Questo è l'ultima cosa che manca. Ma poi abbiamo visto anche l'attacco ulteriore alla tradizione, no? Una stretta ancora più dura sulla tradizione, sulla persecuzione della messa in vetus ordo in latino. Soprattutto dopo le dichiarazioni, per chi ha letto il libro di Gershwin, nient'altro che la verità, anche se poi in realtà bisogna capire quale verità ha detto, in buona parte ci sono degli elementi comunque interessanti, secondo me, che fanno capire come Benedetto XVI fosse di un altro avviso rispetto, e lo sappiamo, alla riapertura del vetus ordo. E anche questo atteggiamento, questo accanimento verso la tradizione, io lo traduco come un'azione demoniaca per togliere ciò che realmente regge le basi, no? Attenzione, perché questo passaggio è direttamente correlato a quello che poi arriverà, perché la tradizione ricorda da dove siamo partiti, la tradizione ricorda le nostre origini, le nostre radici. Un popolo senza tradizioni è un popolo plasmabile, malleabile, è un popolo che gli si fa fare quello che vuole, no? Distruggendo la famiglia naturale, che poi dicono la famiglia tradizionale, no, famiglia naturale, però fa parte della tradizione, quello è in dubbio, ha fondato la tradizione, la famiglia naturale.
Distruggendo quella rendi liquido il sistema sociale. Distruggendo la tradizione culinaria distruggi anche, diciamo, la forza di un popolo. L'Italia, per esempio. Quanti attacchi ha ricevuto contro l'alimentazione da parte dell'Europa? Alla fine, io mi piace ricordare questo aneddoto, le ultime battaglie che faceva la comunità europea verso l'Italia era sul formaggio coi vermi, no? Perché i vermi non vanno bene, meglio rifilarci i grilli. Quindi togliamo i vermi perché i vermi ci rubano mercato. Premetto che a me quel formaggio non mi fa senso, quindi non mi piace, però fa parte della tradizione sarda. Non è mai morto nessuno, dicono che sia ricco di proteine, ovviamente. Di conseguenza, voler attaccare qualcosa legato alla tradizione vuol dire attaccare un popolo, vuol dire distruggere le radici di un popolo. E l'Italia è uno di quei popoli più antichi d'Europa. E le nostre tradizioni sono molto forti, oltre ad avere in sé la sede del Vaticano. Ci sono vari motivi per i quali il mondo si accanisce contro l'Italia. Siamo quelli che hanno pagato di più lo scotto delle guerre mondiali, ad esempio. E questo, apro una piccola parentesi, lo diceva anche Gesù a Maria Valtorta. E quindi distruggere la tradizione, anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista ecclesiale, è un indebolimento ancora più grande, perché è quella cosa che non riesce a compiere lo spirito di un concilio. Infatti, personalmente mi soffermerei di più sul Concilio Vaticano II, che contribuì a depotenziare la Chiesa attraverso la modifica dei riti, per esempio. La Chiesa la ritengo più catecon di un singolo Papa, seppur di uomo si parla nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Quindi noi, magari erroneamente, qualcuno di noi ha additato Benedetto XVI come l'ultimo argine. Lo è stato, per carità, ma non è lui il catecon. La Chiesa è stata istituita da Cristo per fungere da scudo contro il male. Quando essa non esercita il mandato, quello divino chiaramente, ecco che le forze del male avanzano. Facendo un singolo esempio, alcuni esorcisti oltreoceano hanno testimoniato un'impennata di possessioni diaboliche nel periodo della chiusura forzata per la pandemonia, come la chiamo io, causata appunto dall'impedito accesso dei fedeli ai sacramenti. Di fatto molte celebrazioni eucaristiche sono state sospese, molte persone non hanno ricevuto l'assistenza spirituale adeguata. Quella è stata una prova generale per vedere l'effetto che fa, citando appunto una canzone. Innanzitutto si è visto come ha reagito la gente, a che punto è l'anestesia. Come sono gli spiriti? Reagiscono? Si ribellano? O stanno buoni davanti a un monitor a guardarsi delle celebrazioni? Io torno sempre su questo punto, anche perché è stato lì che ha lanciato anche il mio modo, no, di comunicare nel web, che è stata la chiusura delle vasche di Lourdes, un altro attacco demoniaco, forse il più grande, penso, della storia contemporanea alla Chiesa. Non dico ancora di più della chiusura delle chiese, perché è di pari passo, però è uno sfregio a Maria Santissima, perché il demonio la odia, quindi fa: guarda, la prima cosa che ti faccio chiudere è il santuario, perché lì avvengono grazie spirituali, guarigioni. E ancora di più ha pensato di farlo proprio perché, vedi, l'acqua che guarisce tutti io te la faccio chiudere contro una malattia. È come dire: guarda che sto male, ho bisogno degli antinfiammatori e mi dai la tachipirina e vigile attesa, tipo una roba del genere, simile, adesso ho fatto un esempio a caso. Ecco, è stato più o meno lo stesso,
lo stesso esempio, lo stesso highlights, mi viene in mente come parola. Quindi abbiamo visto, ve lo dico perché l'ho ricevuto anch'io come notizia, appunto questa cosa degli esorcisti che hanno visto questa impennata di possessioni, un po' anche perché non si sono praticati gli esorcismi, perché il contatto con le persone stesse non si poteva, scusami, poi ti prendi il Covid, come fai? In realtà poi c'è stato anche l'incremento di quelle persone che non sono andate a messa, che magari avevano bisogno di una cura spirituale, avevano bisogno del catecon vero, che poi non hanno ricevuto. Ho fatto un po' di spoiler adesso, perché c'è un elemento da non sottovalutare, appunto. Il mistero di iniquità è già in atto, quindi già al tempo, parliamo di 2000 anni fa, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Letta così fa capire che questo catecone è già presente ai tempi di Paolo e lo sarà fino a che non lo rimuoveranno a tempo debito. È un qualcuno di sempre presente il cui ruolo è quello di trattenere il male. Possiamo presumere, secondo le parole di Gesù nei Vangeli, che l'uomo iniquo, quando si manifesterà apertamente, compirà un'azione specifica. Adesso lo leggiamo in Matteo 24, 15-22. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, questa è la traduzione nuova, però sarebbe devastazione, la parola esatta, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scende a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello, e poi via discorrendo. La conoscete abbastanza bene, questo passo. Però se andiamo a leggere appunto Daniele 12:11-12, dice: ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Il collegamento diretto tra sospensione del sacrificio, quello quotidiano, e la persecuzione da parte dell'anticristo posto nel luogo santo è ben descritta in questi due passi, si sposa con l'idea della presenza duratura di quell'uomo Dio attraverso l'Eucaristia, definito anche come sacrificio di Dio, che si ripropone ogni giorno sugli altari delle chiese in tutto il mondo. La rimozione di questo sacrificio quotidiano, come profetizzato da Daniele, si sovrappone perfettamente alla rimozione di chi trattiene l'uomo iniquo. Tutto questo riguarda il catecon escatologico. Quindi abbiamo, poi entreremo in merito anche dell'importanza di un altro catecon, del quale si parla poco o non si parla affatto. Quindi la rimozione del sacrificio di Cristo, quindi dell'Eucaristia, sarà quello il momento che delineerà la persecuzione e la manifestazione dell'uomo iniquo. È inutile che noi ci appoggiamo agli uomini, seppur in odore di santità o comunque con una grande caratura spirituale, perché sono comunque uomini, noi siamo degli strumenti. Il catecon, quello escatologico, che è l'Eucaristia, è ciò che veramente ferma l'avanzata del male. Gesù ha promesso lo stesso che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi possiamo ipotizzare che non verrà completamente rimosso ovunque. Ci sarà comunque un momento, un luogo dove verrà riproposto il sacrificio, dove ancora ci saranno sacerdoti santi, nel nascondimento, quasi certamente. Però al mondo, agli occhi del mondo, con una nuova religione umanista, multiculturale, ambientalista, ecco, in quel preciso istante la Chiesa sarà offuscata, si oscurerà completamente. I tempi di questi momenti oscuri li ricorda anche la beata Caterina Emmerich,
non voglio entrare sulla visione dei due papi, anche perché adesso a quanto pare ne è rimasto uno, quindi poco importa. È indicativo però capire se realmente si riferisce ai nostri giorni, perché poi c'è chi dice sì, ma ogni epoca la Chiesa ha avuto i suoi problemi, ha avuto le sue eresie, ha avuto i suoi papi eretici, ha avuto mille cose, le sue difficoltà, le persecuzioni, no? Quindi la Chiesa ovviamente non verrà mai meno perché Cristo l'ha promesso, però è un momento come un altro. Però la Beata Caterina Emmerich, c'è un passo delle sue visioni che dice che era in questa chiesa e si accorgeva che il Vangelo di Giovanni non veniva letto alla fine. Questa cosa con la riforma liturgica è stata tolta. Quindi sta guardando un periodo particolare della storia, o vede un periodo particolare della storia, post-conciliare chiaramente. Mentre stavo scrivendo questa breve relazione, avevo tirato fuori anche altri documenti, no? Per esempio la visione di Leone XIII, se non ricordo male era 1884, dove lui vide appunto Satana che chiedeva 100 anni per tentare la Chiesa e provare a distruggerla, e gli venivano accordati. E quindi tutto sommato bisogna innanzitutto capire qual è il periodo di partenza, cioè non è che possiamo dire dal momento che lui ha avuto la visione è partito, pronti via, no? Probabilmente si riferiva a un dato momento. C'è chi si riferisce a 1917, Fatima, 2017, sono passati più di 100 anni e ancora noi siamo in una situazione di questo tipo. Bisogna capire qual è il momento della storia. Ora, non è dato saperlo perché sennò ci sarebbe stato detto. Però ci sono delle rivelazioni private, abbastanza note, dove si dice Satana è sciolto dalle catene. E anche lì possiamo un pochino cercare di capire la zona nella quale siamo. Quasi certamente siamo nel pieno. Anche perché se le cose vanno avanti così, noi ci ritroveremo tra qualche anno senza l'Eucaristia. Mi auguro di no. Ok. Però questo è l'obiettivo della massoneria. La massoneria già lo ha anticipato più e più volte che l'obiettivo sarebbe stato quello di arrivare alla rimozione del catecolo, appunto, lavorando da dentro il Vaticano. Ora non soffermiamoci su queste problematiche che conosciamo molto bene, avremo sentito anche da altre persone, anche Davide Lovat so che tiene qui dei corsi appunto sulla massoneria, quindi lui sicuramente è più bravo di me a spiegare certe dinamiche. Però volevo soffermarmi sul tema di oggi, ho fatto questa introduzione, che poi è anche il tema nel quale parlo nel libro che ho scritto, appunto Eschatos, che è incentrato tutto su questo tema, non in maniera esplicita, nel senso che si parla del cateco, no, però raggruppa, adesso qui vi farò una piccola sintesi, però raggruppa tutto quello che noi possiamo fare e l'ispirazione che possiamo trarre in questi tempi, sia dal punto di vista biblico, profetico, ma anche sociale e umano. Esiste a mio avviso un catecon più umano, un livello più basso, quindi più basso rispetto a quello soprannaturale, più alla nostra portata. Perché se noi ci limitiamo a dire cosa possiamo fare, no? Cioè non è che possiamo metterci lì, andare a fare, non so, in Vaticano, quando succederà, manifestazioni, tanto non ci ascoltano, no? Ci vedono come bigotti, quattro gatti, magari ci sparano anche dietro o ci randellano, quindi anche se andiamo lì a proteggere che cosa? L'idea di voler continuare l'Eucaristia, se poi escono documenti che l'aboliscono, noi non possiamo farci nulla. Dobbiamo soltanto contrastare. Ecco, nell'attesa di quel momento dovremmo lavorare alla nostra portata,
Cioè non siamo esenti da responsabilità noi. Come battezzati diventiamo sacerdoti, re e profeti. Questo ci mette in diretta partecipazione con il corpo mistico di Cristo. Non possiamo celebrare la liturgia, non possiamo amministrare i sacramenti, ma possiamo essere testimoni con parole e le opere nel mondo che ci circonda. Per chi non è muto tra di voi o sordo, può ascoltare e può ovviamente rispondere. Ora, vorrei fare una cosa, se mi consentite. Vediamo se ho un oggetto. Cerco un oggetto leggero, qualcuno ha un oggetto da darmi, che ne so, questo qui. Scusate un attimo, faccio una cosa. Allora, chi lo prende? Io lo lancio, Sto scherzando. Vai. Un applauso. Lo rifaccio, qualcun altro vuole provare? Vedere se i riflessi funzionano ancora? Te lo lanciamo di là, guarda, facciamo così. La gente che si nasconde le mani. Guarda! Oh. Fantastico, bellissima! Bene. Quindi l'esame della vista e della patente lo potete superare tranquillamente. Innanzitutto vi faccio i complimenti per una cosa così banale. Avete reagito così, e abbiamo reagito così, perché abbiamo ancora l'istinto al bene, al salvataggio, al preservare. L'istinto ci è venuto di prendere al volo questo oggetto. È naturale, no? Perché se no cade e si rompe probabilmente. Ecco, nello stesso modo dobbiamo agire nella quotidianità, essere argine immediato alle nefandezze che ci si presentano davanti. Purtroppo non è sempre così. Non sempre siamo reattivi al male. Basti pensare a una persona che ci bestemmia davanti. Qual è la nostra reazione? Lo guardiamo disgustati? Lo riprendiamo verbalmente? Ripariamo lodando Gesù in quel momento? O stiamo zitti e facciamo finta di nulla? Magari anche un po' imbarazzati, ci giriamo, no? Io credo che purtroppo la maggior parte di noi, me compreso, mi è capitato ogni tanto perché è difficile reagire per non andare allo scontro, magari cerchiamo di bypassare, un po' lasciamo perdere, facciamo finta di nulla, cerchiamo di girare l'argomento, no? Ecco, invece loro, o questa persona, o chi lo fa in maniera spontanea e la fa magari non col cuore, però lo fa con leggerezza, mentre noi tendiamo sempre a castrarci. Non abbiamo vergogna di dire sia lodato Gesù in quel momento per riparare, perché in quel momento magari, anzi certamente, Dio, Maria, Gesù vengono insultati, derisi, umiliati, mentre hanno bisogno di amore, perché loro, insomma, Gesù ha dato la vita per noi, e in quel preciso istante noi non abbiamo fatto da catecon, ma abbiamo fatto quelli che hanno cooperato al male, esattamente come Ponzio Pilato. Cioè Ponzio Pilato non è che ha eseguito la pena, lui non era neanche tanto d'accordo, però non si è opposto. Per quale motivo? Temeva le ripercussioni, aveva paura di perdere il posto, di essere a volte anche punito fisicamente, se non ucciso.
Ecco, noi non dobbiamo in quel caso lì lavarci le mani, perché lavandoci le mani di quella situazione ci comportiamo nella stessa maniera di Ponzio Pilato. Come diceva anche Pierluigi prima, dobbiamo scegliere da che parte stare in maniera netta, perché se noi aspettiamo che le cose vengano fatte dagli altri, ci ritroviamo nella situazione nella quale siamo adesso, se non peggio. Abbiamo delegato, no, i politici, abbiamo delegato i sacerdoti, abbiamo delegato gli amministratori, abbiamo delegato le società. A breve delegheremo il nostro cervello all'intelligenza artificiale. Tutto. L'anima ormai è già stata regalata, chissà dove è andata a finire. E quindi ci siamo ammorbiditi, siamo diventati molli e di conseguenza ci siamo ritrovati a non avere più forza di reagire alle oscenità, al male. Il catecon è questo. E questo è quello che noi possiamo fare, quello che noi possiamo essere. Siamo popolo e membra di Cristo. Cioè, ognuno di noi è una piccola cellula di questo corpo mistico, però siccome il corpo è un po' malato, dici: ma sono malato anch'io. Oppure: ma sì, non è roba mia, no? Io sono, faccio parte del fegato, che mi interessa se i polmoni stanno male? Le omissioni sono pari al male compiuto. Appunto Ponzio Pilato, dicevamo prima, no? Uccise il figlio di Dio pur non eseguendo la sua spontanea volontà la condanna. Se noi ci fossimo posti prima al dilagare dell'iniquità, al dilagare dell'eresia, al dilagare del malcostume, probabilmente il mondo adesso sarebbe un campo fiorito. Avremmo più santi tra di noi e forse staremmo gustando un anticipo di paradiso, così come Maria ci chiede. Infatti lì, quello che dice Maria è questo: dobbiamo vivere il regno di Cristo già su questa terra, già nel nostro cuore. Se ognuno di noi lo facesse in maniera seria, lo facesse come Cristo chiede, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. I nostri amici sono anche quelli che vanno difesi con la verità, con l'eroismo, con il martirio personale. Però, come avviene quando passeggiamo per la nostra città, il nostro paese, e troviamo magari una carta per terra, diciamo: ma che giorno è oggi? No, sì, tanto domani passa il netturbino e pulisce. Poi magari il netturbino è uno che non lavora, che si nasconde, e la città diventa sempre più sporca. Però noi non abbiamo contribuito a ripulirla. Mi è capitato qualcuno che mi dicesse: ma tu non sei un prete, non devi parlare di queste cose. Insomma, se non ne parla neanche lui, qualcuno dovrà pur parlarne, no? Adesso io non, come dico, come ho già detto prima e letto, noi siamo sacerdoti dei profeti, ma non siamo consacrati, non possiamo celebrare i sacramenti. Però abbiamo questo stimolo, questa forza che viene dallo Spirito. Ognuno di noi ha un talento, ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi ha una collocazione, un luogo, un tempo. Quello che faccio io con voi lo faccio perché probabilmente non c'è nessun altro che può farlo al posto mio, e quindi lo faccio con la fatica, perché non è che è una cosa, una passeggiata. Farlo insieme chiaramente a tutto il resto, perché cioè mia moglie dice: dovresti prenderti una vacanza. Ho detto: appena ho tempo, appena trovo il tempo mi faccio le vacanze.
effettivamente ci vorrebbe una vacanza, però ricordo sempre le parole di Gesù che dice: finché è giorno bisogna operare, poi arriva la notte e opererà qualcun altro. Infatti i lavoratori lavorano a giornata, non a nottata, anche se al giorno d'oggi c'è gente che fa i turni. Però il giorno è fatto per lavorare, la luce è fatta per operare, le tenebre sono fatte per riposare o comunque per fare in modo che gli esseri delle tenebre possano agire indisturbati. Allora, noi che abbiamo la luce, perlomeno viviamo in questi tempi dove sì, c'è tanta tenebra, ma comunque abbiamo un risveglio, abbiamo percepito, abbiamo subito, abbiamo gustato un risveglio spirituale, dovremmo non perdere l'onda, non perdere la scia. Sapete come funziona la scia, no? Si segue un mezzo che mi taglia l'aria, vengo attratto dallo stesso mezzo perché lui mi sta facendo da divisore tra l'attrito della stessa forza che mi rallenterebbe. Ecco, dobbiamo seguire questa scia che ci trascina, non è neanche tanto pesante secondo me fare questo percorso, se lo facciamo insieme. Qua c'è una bella comunità, siete sempre in tanti che partecipate. Mi ricordo che eravamo pare quasi 500 il 15 di agosto, quindi c'è fame, c'è volontà di poter agire e essere catecon. Il punto è, quando torniamo a casa, ne siamo realmente capaci? Quando ci si presenta il problema, grosso o piccolo, la stanchezza, siamo tutti stanchi la sera, arriviamo un po' così affranti, e arriva magari il problema, la discussione, cose stupide che poi possono essere appianate. In quel momento Satana lavora e ci porta allo scontro, allo sconforto. E noi dovremmo lì prendere forza, e ripeto, non è facile, parlo in prima persona perché poi quando arrivo anch'io stanco la sera faccio fatica a connettere. Però dovremmo veramente impegnarci e chiedere aiuto a Maria che ci porti a Gesù e che ci dia quella forza, perlomeno di offrire quella sofferenza. Già l'offerta della sofferenza serve a limitarla, se non anche a farcela piacere. Faccio un esempio. Io soffro di cervicalgia, quindi cambia un po' sbalzi termici. Ultimamente ho riprovato a fare attività fisica quando ho tempo, chiaramente, insieme alle vacanze. E una sera avevo particolarmente forte e ho deciso però di non prendere l'antinfiammatorio. Premetto che andare a letto, per chi ha provato, cioè non dormi tutta la notte, ti si fissa una cosa qui nella testa, penetra, no? Ti giri nel letto, soffri tantissimo, poi io che soffro tantissimo se non dormo, è peggio che peggio. Beh, devo dire che offrendo questa piccola sofferenza, piccola grande sofferenza, e quindi anche il sonno perduto, mi sono alzato la mattina che il dolore era completamente scomparso, mai successo, e mi sentivo riposato nonostante il fatto che avessi passato delle ore in sofferenza. Non so se mi capiterà di nuovo, nel senso, se adesso non mi è più capitato un dolore del genere, però sto cercando anche i dolori o le insofferenze personali di donarle. Adesso, come sapete, mi è nata la terza bambina, e quindi le prime notti sono state, non ci sono state, è stato un giorno continuo. Però, e mia moglie fa, no, vai a dormire giù, vai a dormire sul divano. Ho detto, no, guarda, siamo in quaresima, do la cosa più cara che ho, perché tanto sì, faccio i miei digiuni due volte alla settimana, però la cosa più cara che ho è il sonno. Cioè, io sono un dormiglione, ero, ma sono tanti anni che non riesco più a dormire, però, cioè dormire come vorrei, ecco, diciamo così, 8 ore per me sono poche. Però ho cominciato ad offrire anche questo, e devo dire che non mi dava fastidio il fatto di svegliarmi la notte, un po' perché chiaramente fa anche piacere sentire una vocina che fa dei versi tutta la notte senza fermarsi. Però
insomma, è gratificante anche perché sei riuscito ad offrire qualcosa di importante. Anche questo ha innanzitutto tolto la tentazione di liberarsi di questo peso. Dici, ma sì, tanto ci pensi tu, io cosa posso fare? Non posso fare niente in questa fase, no? Posso lattare. Quindi cosa faccio? Posso anche pensare di dire, sì, me ne vado giù in studio, divano letto, arrivederci, ci vediamo domani mattina. Invece no, a parte che voglio condividere l'esperienza. Però ho voluto appunto offrire questa cosa e vi dico che personalmente mi ha dato una forza in più. Poi il Signore mi ha dato anche, incredibilmente in questi giorni, non so, mi dà una botta in testa, non sento più niente. Quindi diciamo che ho patito le prime tre notti, adesso non sento più, veramente non sento, mi sarò anche abituato, quindi devo cercare un'altra forma di offerta per la Quaresima. Però lui dà anche le consolazioni, anzi dà subito le consolazioni, le dà sempre, le ha date ai mistici, ai profeti, le ha date ai santi quando offrivano le sofferenze. Ecco, questo è un sistema per fare da catechon, cioè si offre al Signore per la conversione di un parente, di un amico, di un vicino. Ogni persona che si converte è una persona in meno che ci fa del male e che fa del male a Dio. Quindi mettiamola in saccoccia questa cosa, poi magari molti di voi già lo fanno, però non è sempre facile. Perché uno dice, ma sì Signore, ti offro le mie sofferenze quando arriveranno, poi quando arrivano, no, non è questa, ti do l'altra. Questa qui magari lasciamola da parte, che non sono capace. E non prendere dei medicinali, almeno anche per il mal di denti. Ma gli denti peggio, gli denti ho provato delle notti, offrivo, ma grazie. Ora, tornando a noi, abbiamo questa grande responsabilità, abbiamo questo grande compito che ci viene dato dal Signore. Oltre che la testimonianza, abbiamo anche bisogno delle buone opere che sono da attuare in ogni singolo istante della nostra giornata. Non soltanto quando una persona ci bestemmia davanti, e preghiamo il Signore che non avvenga mai o che venga raramente, ma anche quando appunto abbiamo da fare qualche lavoretto molesto in casa, ah, c'ho un lavoro da fare, non c'ho voglia, mamma mia che brutta roba, oppure oh, devo fare quella cosa di non fare la spesa, no, voglio starmene a casa, o devo stirare, tanto a voi piacerà stirare a tutte, no? Infatti c'è mia moglie che non stira più da quando si siamo sposati praticamente, quindi lei piega molto bene, stira così, però insomma funziona, non su tutto, sulle camicie no, quello è impossibile, quindi meno male che non le metto. Allora, e vorrevo un attimino chiudere, poi lasciare spazio alle domande, chiudere un pochino la riflessione, perché poi è il tema anche... Sto riprendendo anche un po' il tema del 15 di agosto, perché avevo anticipato anche che avrei scritto queste cose nel libro che poi è uscito, che è quello dell'azione concreta, di mettere mano all'aratro. Allora prendiamo la lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti dal 14 al 26. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti o sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Stessa cosa vale per le buone parole, per un conforto, per un togliere del tempo personale per regalarlo a chi ne ha bisogno. Ho tante cose da fare, ci sentiamo domani. Magari quella persona ha bisogno in quel momento. E quello, per esempio, il vestito, il cibo del quale ha bisogno in quel momento, no? Ha bisogno di una parola di conforto. Guarda, sono triste. Tu dici, sì, vabbè, ma io ho tanti miei problemi. Ci sentiamo domani, dai, che ho più tempo. Anche quello è un'offerta, un costo. Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene.
anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere, un insensato, come la fede senza le opere è senza valore? Quindi non possiamo dire, come appunto anche Gesù ripete, non si salveranno quelli che dicono Dio mio, Dio mio, Dio mio, o che pregano, che fanno tantissime belle cose, ma sono quelli che mettono in opera. C'è un altro comandamento che dice, ho già anticipato prima, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Voi credete che se io prego tutti i giorni e un'altra persona prega un po' meno ma dà la vita per, non so, per salvare un suo vicino di casa o un passante, cioè io meriti di più di quell'altro? Perché le azioni sono ben gradite al Signore, tant'è vero che i martiri vanno in paradiso direttamente. Difficilmente vanno, magari, cioè meno facilmente, chi prega sempre ed è convinto di salvarsi, perché poi c'è anche la superbia di dire ma io prego, no? E basta quello. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere di quella fede diveniva perfetta. E si compì la scrittura che dice: e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Così anche Rahab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli mandati per un'altra via? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza opere è morta. Dovremmo stamparcela in testa questa parola di Giacomo, nel cuore. Perché poi è facile non parlare, e se lo dico a me stesso, no? È facile parlare di preghiera, offerta, però quando ti si presentano davanti le occasioni, siamo noi in grado di compiere ciò che il Signore vuole? Quel passo in più? Cosa disse Gesù della Maddalena? Tanto gli è stato perdonato perché tanto ha amato. Amato, servito, riparato, cioè agito, ha fatto opere, si è spogliata di tutto quello che aveva, si è ricoperta, ha tolto tutti quei monili, quelle catenine, quelle cose, quei vestiti ammalianti, e si è ricoperta con il velo, vestiti lunghi, proprio perché riparava e poi serviva il Signore, perché si era resa conto di aver sbagliato. Quindi l'amore, le opere sono quelle che ci danno la forza anche per andare avanti. Io ammiro tantissimo quei missionari, ma anche in terra italiana, non solo in terra straniera, che mollano tutto, ma proprio tutto per servire il prossimo. Hanno una vocazione incredibile. Partono magari da situazioni agiate, un po' come San Francesco, e poi donano la loro vita per gli altri e per Dio. Non solo per gli altri, attenzione, perché se non siamo innestati in Cristo, le nostre opere sono solo volontariato, che fanno anche i pagani. Quindi hanno due pesi e due misure. È chiaro che chi non ha conosciuto Cristo, chi però ha cuore retto, e solo il Signore vede questo cuore, poi verrà giudicato in base alle sue azioni. Però non dobbiamo nasconderci e non dobbiamo pensare, come molti dicono, ma io non vado a messa, però faccio il bene agli altri. Ho capito, però stai lavorando in un piano orizzontale, stai lavorando per l'uomo, non per Dio. Se tu lavori per l'uomo attraverso Dio e con Dio, allora stai ovviamente facendo apostolato, stai trasmettendo la parola di Cristo, stai concretizzando il Vangelo. Ma i preti, no? Poi c'è sempre questo giudizio, sappiamo come funziona. Anzi, al giorno d'oggi dovremmo pregare ancora di più per i nostri sacerdoti, perché sono l'esempio, devono essere l'esempio. Bisogna richiamarli,
che molti sono subiti. Questa è anche un'altra azione, è un'opera di misericordia spirituale, possiamo anche dire, no? Stiamo raddrizzando i cuori, stiamo consigliando i nostri pastori. Non dobbiamo aver paura di, anche di parlarci con i pastori. È chiaro che non possiamo pretendere di far prevalere il nostro pensiero su quello degli altri, no, però bisogna ammaestrare attraverso l'amore e le opere. Apre di più un gesto d'amore, quindi una porta viene aperta da un gesto d'amore piuttosto che una palla di cannone. Cioè, un gesto d'amore ne apre infinite di porte, mentre con la violenza, con la durezza, queste porte rimangono serrate, anzi vengono rinforzate. E attraverso appunto la carità, le azioni, le opere, noi possiamo dimostrare la nostra fede. Io avrei terminato, lascerei magari spazio alle domande, alle riflessioni, così non so che orario abbiamo fatto. Dai, abbiamo tempo, sì, per... Grazie. Niente, grazie. Grazie Daniele per questa bellissima relazione, soprattutto della parte finale, no? Che ci ricorda come veramente quello che conta nella vita veramente sono i fatti, no? Al di là delle, diciamo, delle parole. E quindi il cristiano si riconosce poi nella coerenza, nei fatti concreti, il resto rimane lì, diciamo, lascia il tempo che trova. E volevo con l'occasione anche dire una cosa che mi ero dimenticato all'inizio, che volevo portare da parte di Mirko Agerde, che è il presidente del Movimento Mariano, e saluti al nostro amico Daniele, perché oggi non è potuto essere qui in quanto si è trovato appunto in una circostanza di un viaggio che ha dovuto fare, quindi era assente per forza. Però mi ha detto quanto gli avrebbe fatto piacere essere qui e quanto desiderava appunto ringraziarti e salutarti. E la seconda cosa, ricordo a tutti quanti che una, diciamo, un'occasione questa dell'incontro di Daniele era anche quella di presentargli quest'ultimo libro che ha scritto, che si chiama Eschatos, la battaglia degli ultimi tempi, che voi trovate, se vi può far piacere, in vendita direttamente in fondo alla sala a destra, dove c'è Anna. Questo è un libro, credo, io non l'ho ancora letto, Daniele, ma credo che raccolga un po' anche tutta una serie di spunti, di pensieri che tu hai sollevato questa sera, no? Quindi credo che sia una lettura interessante, soprattutto in questo periodo, prima della Pasqua, no? Un motivo di riflessione. E ancora grazie a Daniele Lugoluso.